Tutti conosciamo il sangue e i vasi sanguigni del corpo umano. Ma la linfa, i suoi vasi e tutto il sistema linfatico sono poco conosciuti. Lungo questo sistema, i gangli o linfonodi fanno da filtro e tengono trappole agli intrusi. Oltre a produrre linfociti, la linfa si muove in una sola direzione, dalla periferia al cuore. I suoi vasi hanno un aspetto nodoso perché sono provvisti di valvole che non permettono alla linfa di tornare indietro. Ha un volume di 8-9 litri e la sua composizione è diversa da quella del sangue. Non contiene globuli rossi ed è povera di proteine. I sali e gli zuccheri hanno invece la stessa concentrazione, mentre i grassi variano in rapporto all'assorbimento intestinale. Tutto il nostro organismo, tranne il cervello e il midollo spinale, è percorso da vasi linfatici. Osserviamoli con attenzione. Scusi la domanda, tenente, come mai non ci sono globuli rossi? Perché qui ci troviamo in un vaso linfatico. Viene usato per trasportare gli alimenti del corpo, ma non l'ossigeno, quindi niente globuli rossi. Un'altra cosa, tenente, come mai noi poliziotti siamo così numerosi? Più avanti tutti questi elementi raggiungeranno la circolazione sanguigna. E qui dobbiamo controllare con molta attenzione quelli che arrivano. E come potrai vedere, tocca a noi anche sorvegliare le trappole. Le trappole? Sì, i linfonodi, che sono le vere trappole per i microbi. Oh, ma insomma, la volete smettere di spingere? Ma che faccia tosta, noi eravamo qui prima di voi. Per favore, signore, siamo una famiglia numerosa e abbiamo la precedenza, ci faccia passare. La volete smettere di disturbare? Mettetevi in fila. Meglio non discutere. Allora, signora Vitamina, la finiamo di turbare l'ordine pubblico? Signora agente, mi vogliono passare davanti. Ma davvero, signore, non gli direte, lui che continua a spingere. In ogni caso ero io la prima della fila. Non ha importanza, perché noi abbiamo la priorità. E va bene, ho capito, usa le vitamine in fila in ordine alfabetico. Ma no, non è giusto, signore, io non ci sto. No, voi essere prima, non mi va. Hanno proprio bisogno di imparare le buone maniere. Non lo pensate anche voi? I linfociti continuano nel solito giro di controllo. Mi scusi, tenente, ma quello che cos'è? Sono degli alimenti digeriti che provengono direttamente dall'intestino e che sono stati immessi nei vasi linfatici. Stiamo per arrivare a un linfonodo, una delle trappole di cui ti ho parlato. Dobbiamo andare a destra o a sinistra? Fa lo stesso. Qui tutte le strade portano al ganglio. Vedi, perfino noi dobbiamo mostrare i documenti per passare il controllo. I linfonodi, o gangli linfatici, rappresentano infatti una barriera dove la linfa viene filtrata per eliminare i batteri e altre sostanze nocive, cioè dannose all'organismo. Bubul, Bubul, dove sei? Oh no, è scappato di nuovo. Il nostro amico sta cercando il suo cagnolino. Ma guardate un po' che cosa gli succede. Ah, ti ho visto, delinquente. Vieni qui, Bubul, vieni qui. Oh. Oh. È stato graffiato. E attraverso le unghie sporche del gatto, i microbi hanno la possibilità di entrare nell'organismo. In compenso, ha trovato il suo cagnolino. Questo è l'ingresso di un linfonodo. Vediamo che cosa succede. Vorrei vedere le sue carte HLA. HLA+7C8B+7 va bene, tenente, può andare. Tutte le cellule dello stesso organismo hanno il medesimo codice HLA. Questo permette loro di essere riconosciute dall'organismo stesso e di non essere attaccate dalla polizia che è sempre allerta. HLA+7C8W7DR5, ma questo non corrisponde. Non mi convince, venga fuori di dire. Meglio verificare se si tratta di un errore. Lasciatevi, vi dico. Fanno bene, mai limitare i controlli.
Allora, sentiamo, lei cos'è che sta? Aspetta un secondo, adesso le dico tutto. Si tratta di un carico di lipidi proveniente dall'intestino, consegna per via linfatica, attraverso il canale toracico e la vena giugulare, e quindi mettersi nella circolazione sanguigna. E insomma, volete avere un po' di silenzio qua là dietro? Qui non si capisce più niente. Piantatela di fare bacano. Avete sentito quello che vi ho detto? Avanti, ragazzi, ora finitela. Nient'altro da dichiarare? Nient'altro. Sarà meglio controllare. Non vorrei che ci fossero dei clandestini nascosti nel carico. Avanti, signori, scendere tutti a terra. Come vuole, gente, tanto fra 10 minuti esatti io mi fermo comunque, sono in mezzo. Non faccio straordinari per principio. E poi i classi non mancano di sicuro, ce ne sono sempre parecchi di riserva. Ferma! Avevo detto di scendere tutti a terra. Guarda, e questo cosa diavolo è? No, sono un po' strani. Dei grassi? Secondo lei sono dei grassi questi? Sì, che siamo dei grassi, guardi qui. Sì, agente, guardi quanta ciccia, sono il più ciccione dei grassi. Sareste dei grassi, e ora controlliamo le vostre carte HLA. Ti sei tradito, razza di imbecille. I grassi non hanno documenti d'identità, perché sono solo della materia prima. Stafilococchi, ceppo 27C. Pericolo, da subito l'allarme. Scoperti. Allarme, ci sono degli stafilococchi in questo settore. Sono il tenente T, ricevuto. Chiediamo unità linfocite che abbiano in memoria il ceppo 27C. Che abbiano in memoria il ceppo 27C. Messaggio ricevuto. Stiamo arrivando. Intanto, i globuli bianchi polinucleati incominciano a fagocitarne qualcuno. Avanti, moltiplicazione, coraggio, avanti, forza, forza ancora, ancora! Comandante Metre, i suoi anticorpi specifici sono pronti? Via! Certo, sono sempre pronti. Ehi, accidenti, guardate che arrivo! All'attacco, non dategli tregua, ragazzi! Ah, sì, esatto, ragazzi, all'attacco, non dategli tregua! Gli anticorpi specifici, cioè quelli prodotti proprio per combattere quel determinato microbo, sono le armi più efficaci dei nostri sistemi di difesa. Essi vengono prodotti velocemente, perché l'organismo ricorda le caratteristiche di un microbo che ha infettato in precedenza. Però questo è parecchio sfortunato oggi. La battaglia è breve ed è subito vinta. E ci pensano i macrofagi a fare pulizia. L'ordine è stato ristabilito. Urge intervento dei servizi di pulizia. Si richiede unità di benne macrofaghe per eliminare i rifiuti. Ganglio 123. Ripeto, unità di benne. Infezione stroncata. Si richiedono benne macrofaghe al ganglio 123. Infezione stroncata. Si richiedono benne macrofaghe al ganglio 123. I macrofagi sono praticamente gli spazzini del nostro organismo. Attenzione però, alcuni stafilococchi non sono stati eliminati. Poveri illusi. Prima o poi riusciremo a mettere le mani sul linfonodo e riderà bene chi riderà ultimo. Qui è tutto sistemato. Partiamo per la nostra prossima missione, l'ispezione della milza. La milza è un organo che si trova dietro lo stomaco, nella parete posteriore sinistra del nostro addome. Ma sentiamo cosa da dirci il vecchio globulo rosso. Aperti, perché virus e batteri possono infiltrarsi causando malattie. Infatti... Anche stavolta non sono sfuggiti. Oh, guarda, qui ci sono degli altri. È tutto calmo. Ora lasceremo la vena splenica e punteremo sul canale toracico. Avanti, senza fermarsi.
ma siamo per di là. Il dotto toracico raccoglie la linfa della zona sotto il diaframma, dall'arto superiore sinistro e dal torace. È invece compito della grande vena linfatica prendere la linfa dalla testa, dal collo e dall'arto superiore sinistro. Ecco la cisterna di Pequet. È proprio qui che comincia il canale toracico, il più grosso fiume linfatico del corpo umano. Mentre il dotto toracico sbocca nella vena succlavia sinistra, la grande vena linfatica sbocca nella succlavia destra. Entrambe confluiscono nella vena cava superiore, che porta il sangue all'orecchietta destra del cuore. Ma si può sapere che cos'è? Niente di cui preoccuparsi, è solo il chilo, il risultato della digestione dell'intestino. Ci troviamo nel più grande serbatoio di alimenti del corpo. Guardate che bel tuffo fanno i nostri amici. Grassi, zuccheri, sali, aminoacidi ed anche globuli bianchi. Quello è il servizio di consegna alla circolazione sanguigna. Vieni a vedere. Avanti tutta via libera! Ed ora via per le consegne al sangue attraverso il dotto toracico. Guardate che meraviglia! Nave a pieno carico! Chiediamo il permesso di accedere al canale toracico. Tre carichi completi di provviste varie, va bene? Aprite gli sportelli della chiusa. Vedi, ora stanno imboccando il canale toracico, la grande via di comunicazione del sistema linfatico. Molto più in alto, tutto questo sarà versato nel sangue per essere messo a disposizione di tutto l'organismo. Controllo di polizia, favorite i vostri documenti. Niente di particolare da segnalare, comandante? No. Un normale carico di linfa contenente un po' troppi grassi come sempre. Va bene. Potete andare a versare il vostro carico nel sangue. Eccoci arrivati alla fine del viaggio. Attenzione, pronti per mollare il carico! Ancora un altro entusiasmante tuffo. Buon viaggio a tutti nel sangue! Guarda, ecco ancora la linfa che arriva. Tutti gli alimenti per il corpo, dei grassi e anche dei rinforzi per la sua difesa. Bravi globuli bianchi, state sempre allerta. Anche noi sappiamo viaggiare. Che cosa credono? Prima o poi lo troveremo un bel ganglio da infettare. Parola di Cocco, il segreto della vittoria è tutto nella sorpresa. Non dobbiamo lasciargli il tempo di dare l'allarme. Guardate, ecco la nostra occasione. Avanti in marcia verso il ganglio in silenzio. Attenzione, questi sono terribili batteri e la loro intenzione è di arrivare ad un linfonodo. E questo, passando tra una cellula e l'altra, penetrano in un vaso linfatico. Che paura! Riproviamo e fate piano, mi raccomando. Ma che cosa fa quel globulo bianco invece di lavorare? Dorme?